Ciao ragazze! Allora, oggi vi volevo far vedere una cosa, visto che stavo montando i miei due bracciali in procinto, ecco, che finisca questa quarantena, esco fuori e mi godo la primavera e l'estate, proprio su questo tema. Allora, io ho questi due bracciali rigidi che danno sul colore dell'oro, insomma, così, no? Questo è shine, prettamente shine. Questo invece sono questo è oro 14 carati e anche la colorazione qui dello shine è piuttosto calda, cioè scusate, piuttosto fredda rispetto a questo che è molto più caldo come colorazione. La potete vedere anche voi, no? Uno è più tenue, l'altro più acceso. Allora, solitamente questi due bracciali io li porto insieme e fino a qui non ci piove. Però, siccome sono diventati abbastanza imponenti, come potete vedere, eccoli qua, gli ultimi pezzettini sono rimasti così, ma alla fine sono abbastanza imponenti. Allora ho deciso di creare. Scusa, ho deciso, mi stava dando fastidio, di creare delle composizioni a sé della serie che quando magari indosso questo. Magari lo posso fare in piena estate, questo è bellissimo. Vi immaginate con un'abbronzatura questo bracciale che cos'è? Guardatelo, cioè io ve l'avvicino un attimo, ma me lo tiro proprio su così lo vedete anche meglio, sinceramente. Cioè è veramente molto 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 carico. Anche queste murrine in legno, sempre Pandora ovviamente, danno il loro bel contributo anche questi qui, vedete, quest'altra tipologia delle murrine sempre di legno Pandora. Poi c'è questo che è bellissimo. Questo è veramente molto molto carino, molto dolce. E ecco qui che anche questo charm è eccezionale, bellissimo. Ecco qui che comunque la parte gialla è predominante, vedete, rispetto a una parte argentata che va benissimo, però è molto acceso, mentre questo, che già si vede proprio ad occhio, è più tenue, più delicato, anche proprio come shine. Come vi ho detto prima, partiamo direttamente da questo che non è shine, ma è oro 14 carati, e sapete che il 14 carati, avendoci meno oro all'interno rispetto al 18 carati che è la placcatura appunto dello shine, come potete vedere è più tenue, più delicato, meno forte, ecco, per dirla, meno forte, meno acceso. E questo qui, come potete vedere, ho dato una motivazione meno forte anche per quanto riguarda la colorazione dei charm. Ho scelto queste che non sono eccessivamente accese, ho scelto loro che non sono eccessivamente accese e ho cercato di smorzare un po' i toni con questi altri bellissimi gioielli che sono appunto di un colore più freddo, una tonalità più fredda. C'è questo shine che sicuramente è quello 18, con la placcatura 18 carati, però essendo piccolino e avendoci molte zirconie cubiche che spengono un po' l'acceso di questo colore, come per esempio del resto fa anche la clip a cuore, e pavé, diciamo che dà un tono meno forte. E questo bracciale, per esempio, quando io lo metto insieme a lui, adesso cerco di. Ecco così. Stanno benissimo insieme, ovviamente potete immaginare, guardate che c'è, con dei dettagli in giallo, immaginate cos'è su un abbigliamento questa composizione. Però io vedevo sempre, ragazze, che era eccessivo e non aveva la stessa sintonia. Allora ho deciso, faccio, ma scusa, ce n'ho due, a parte gli altri che ho, che sono quelli morbidi, sempre sui toni del giallo, oppure ho i reflection che hanno delle cose in shine. Faccio, ma quando voglio mettere i bangle così, magari mi piacerebbe metterli non insieme. E allora, come posso fare per dare un pochino di luce non mettendoli insieme? Posso dividerli. Uno, eccolo qui, e l'altro, eccolo di qua. E per fare ciò, per completare comunque un outfit che riguarda un po' il gioiello, ho pensato di completarlo anche con una collana, visto che l'anello solitamente indosso questo sia per uno che per l'altro, anzi ve lo faccio anche vedere un pochino meglio.
Eccolo qui. È questo qui. Aspetta che lo tolgo. Spesso e volentieri io li porto nella parte alta, nella parte alta delle dita o qui nel mignolo. Mi piace un po' diversificare dal solito anello. Ecco, questa è la struttura dell'anello. E ha queste farfalline molto, molto graziose, sono piccole fondamentalmente, quindi non sono neanche eccessive, con tutti questi pavé di zirconia cubica che smorzano, come dicevo prima, per la clip a cuore pavé, che smorzano un po' l'effetto dello shine, che è pesantissimo, è molto strong, no? Vedete? Cioè, proprio totalmente differente, molto pesante. E detto ciò, rinfilo l'anello. Mi piace tanto portarli qua, ragazzi. Ce li amo tantissimo. Ah, riaccorciamo un po'. Quindi, come vedete, io avevo questa colorazione e quest'altra colorazione. La possiamo identificare come un color oro caldo, un color oro freddo, perché fondamentalmente il sottotono mi sembra essere questo. Sembra di parlare di trucchi, però insomma, vabbè, diciamo che ci siamo capite, ci siamo comprese. Ora, quando indosso lui vorrei completarlo. Non ho due gioielli che stavano fuori, due pendenti che stavano fuori, stavano in queste barrettine qui che ho tirato via prima. Che un gioiello è lui, guardatelo, pendentino semplice, molto molto carino. E poi l'altro pendente era questo qui con la scritta Lovid, eccola qui. Pendente però per il moment, e io l'ho volutamente inserito in una collana Essence Maglia Snake. Avete presente quelle collane che adesso hanno tolto dal commercio? Eccola qui, ve la faccio vedere meglio nel dettaglio, però, perché vi voglio mostrare un po'. Grazie, mamma. Allora, ha la scritta Pandora su ambo la sfera. Questa è la sua linguetta, questa è la sua punzonatura. Eccola qui. Il chiodino va messo qui, si aggancia così e poi si chiude. Perfetto. La maglia, come vedete, è molto sottile rispetto a un bracciale Snake Moment. Infatti, questa è la linea Essence, che è una linea delicatissima. Adesso hanno sostituito la linea Essence con la linea Pandora Mi, grazie Nina. E ecco qua, questo è l'effetto. Allora, io vi voglio parlare anche di questo pendente perché è bellissimo, ma non sapevo mai come utilizzarlo sul bracciale. Alla fine ho deciso di utilizzarlo appunto per la collana. E eccolo qua, ha questo cuoricino molto carino e la scritta sono appunto le letterine sempre in shine, che non è nient'altro che metallo con la galvanoplastica e con gli elettroliti, eccetera, eccetera, viene praticamente, diciamo, placcato attraverso un passaggio elettrolitico con oro 18 carati, quindi un oro giallo bello acceso, come per esempio il discorso di questo bracciale qui che facevo poc'anzi. Però la parte della ghiera, intanto vi faccio vedere anche la punzonatura. Eccola qui, ha la parte della ghiera, ragazze, che è abbastanza larga, quindi io non volevo lasciarlo da solo perché ci sarebbe ballato su questo bracciale della Essence, questa collana della Essence. Allora, che ho fatto? Ho preso queste due sfere che mi erano avanzate dall'ultimo acquisto fatto da Francesca Provenzano, sì, e sono tutte e due. Aspetta, questa come si chiama? Ottimismo, sì, se non leggo male, eccolo qui. E poi ci sono anche i cuoricini che avevo già, sempre con la scrittina molto carini. Queste sono pietre naturali, dovrebbe essere citrino se non erro, comunque anch'essa una pietra naturale, a prescindere. E all'interno hanno il silicone che appunto determina, insomma, la caratteristica della Essence, perché ferma
in automatico la sfera non permette di vedere, non scende, il cuoricino non scende. La potete posizionare ovunque voi vogliate. Hanno sostituito con Pandora Mickey, secondo me, vabbè, lasciamo stare. Comunque, se noi avviciniamo questa nuova composizione, vedete bene che viene fuori una cosina, niente male, no? Viene molto carina e quantomeno riesco a utilizzare questa meraviglia di pendente che non riuscivo mai a utilizzare. Molto bella, c'ha questo cuoricino centrale che trattiene queste catene che sembrano le catene della collana, molto 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 carina. Questa collanina qui della Essence, che ha una dimensione abbastanza non lunga, quindi insomma sarà un 45, la inserirei nel momento in cui indosso questo bracciale qui, che secondo me come tonalità di colore ci sta bene. Voi che ne dite? Fatemi sapere. Mentre quando utilizzo questo molto più aggressive, ma molto più, come dire, ideale secondo me per un certo tipo di outfit, mi piacerebbe indossare questo punto luminoso, semplice ma essenziale, perché veramente ha la stessa tonalità, come potete ben vedere, di giallo, che non è questa. Vedete? Qui non c'entra proprio nulla, invece qui ha un suo perché, come potete ben vedere. Ma adesso il dubbio è: con che cosa la indosso? Una catena semplice, come quelle che possiamo intravedere nelle catenine di Pandora? Vediamo subito. La proviamo. Io ne ho presa una che a caso avevo. Eccola qui. Se noi indossiamo, per esempio, questa collanina, tanto bella, tanto carina, abbiamo questo bellissimo punto luce che sta magari anche abbastanza accollato, che però, togliamo un attimo i chicchi di riso perché poi vi faccio vedere una cosa, che però sinceramente, se da una parte è bella perché rimane un piccolo punto luminoso dello stesso colore del bracciale, che è già bello importante, dall'altra parte non ha lo stesso effetto che ha invece il bracciale, cioè strong, perché evidentemente chi indossa questo bracciale, cioè io in questo caso, però voglio dire, nel momento in cui indosso questo bracciale è perché il mio momento outfit è un pochino più strong e lo voglio più forte, più efficace, più visibile, più materico rispetto a questo, per esempio, che è più delicato, anche più femminile, se vogliamo. Come genere, quindi secondo me questa catenina qua non ci dice niente, ma zero proprio. Allora, che faccio? Ho pensato di fare così: ho preso la più piccola, perché sapete che aveva tre dimensioni, la più piccola dei chicchi di riso, sempre Pandora ovviamente. Vedete com'è questa? Proprio chicchi di riso, no? Ecco, se magari riesco a farcela entrare questa ghiera. Mamma mia, con queste unghie non vedo l'ora che le torno a fare, che veramente sono inguardabili. Eccola qua. Oh, perfetto. Allora, guardate la differenza qualora io indossi questa. Lo vedete la differenza? La differenza sta nel fatto che, anche se è un semplice punto luce, ma mantiene lo stesso discorso materico del bracciale. Anche perché anche il bracciale c'è una parte molto ben visibile in argento e secondo me questa è l'abbinata perfetta, anzi l'abbinanza, come dice la mia adorata Mia Cellini, un'abbinanza perfetta. Che ne pensate? Guardate un po', lei e lei. Che ne dite? Vi piace, ragazze? Secondo me si può fare per quest'estate, questa primavera. Diciamo che siamo già a buon punto. Io vi ringrazio, vi saluto, vi do un bacione e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanella per ricevere gli altri video o quantomeno quando riesco a postarli, così vi appare immediatamente sia di Pandora che di Trollbits, lo sapete. Guarda che bello pure questo. Scusate, dammi una cosa un'altra. Questo qui, anche qui ci sta benissimo. Però questo sta meglio con il Moment che dà sul giallo, quello che ho, che è brunito, questo ci sta da Dio. E niente, quindi iscrivetevi e mettete un like se vi piace il video. Va bene, ragazze? Ciao, a presto!